È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà. Sì, grazie. Grazie, Presidente. Noi voteremo convintamente a favore di questa proposta di legge. Abbiamo contribuito in Commissione a definirla e a migliorarla. È una legge che copre un vuoto legislativo in un momento in cui si moltiplicano gli episodi di autolesionismo, i rischi di autolesionismo tra i minori provocati da fenomeni generati dall'imitazione, dalle sfide, operati spesso utilizzando la rete e i social. È giusto punire chi istiga atti di violenza o autolesionismo. Dobbiamo partire da qui. Ed è giusto, come fa questa legge, dall'altra parte, responsabilizzare i gestori delle piattaforme informatiche, prevedendo la necessità di mettere in campo tutte le misure tecnologiche possibili per oscurare e rimuovere i contenuti pericolosi, ma soprattutto prevedendo l'immediata rimozione dei contenuti segnalati dagli stessi minori, dai genitori o dalle autorità. Guardi, Presidente, si interviene su un fenomeno pericoloso, particolarmente pericoloso, in cui spesso pagano i più deboli, il prezzo lo pagano i più piccoli. E è un fenomeno che si produce violando le libertà, che produce violando le regole minime di comportamento. Noi invece interveniamo non violando le libertà, ma con equilibrio, mettendo in campo strumenti di repressione, ma soprattutto di prevenzione. Col voto di oggi, lo ripeto, colmiamo un vuoto, colmiamo una lacuna e guardiamo all'interesse dei minori. Interveniamo per arginare un fenomeno nuovo, ma che ha già prodotto troppi danni, troppi lutti, sapendo che accanto all'azione normativa, alla nostra azione normativa, serve la piena consapevolezza di chi usa e chi gestisce le piattaforme e i social network della loro delicatezza, della loro pericolosità, soprattutto per i minori. Se si usano impropriamente e responsabilmente, possono essere strumenti pericolosi e non la straordinaria opportunità di comunicazione che spesso sono. Questa legge aiuta a segnare questa distinzione e il PD la voterà convintamente. Grazie.